Eccomi in questa seconda parte di come costruire una grande casa di legno, anche molto bella. Allora, noi siamo rimasti qua che dobbiamo fare il secondo piano. Allora, qua dobbiamo mettere qua, qua, in realtà com'era prima, qua, qua, qua. Qua, 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 poi qua, non qua, però qua, e poi ci viene tutto. Così legno in questo modo qui. Devo dire la verità, facciamo stesso come di sotto, no? Ok. Così riempiamo giusto per, e mi sa che poi io alzo tutto, intanto velocizzerò, mi sa meglio, così che in questa parte finiamo. Ok, ho alzato tutti i muri, 1, 2, 3, così. Dobbiamo tutto riempire qua di altezza di 4 come abbiamo fatto di sotto e io vi velocizzo giusto per far più veloce. Ma qua ho sbagliato. Ok, qua ho fatto anche di sopra, ora ci vengono tutto ancora questo, che vi velocizzo pure questo, perché è lo stesso come sotto e anche se velocizzo si vede più o meno cosa faccio, così che non vi perdete niente, se taglio vi perdete sicuramente, ma se velocizzo non tanto. Ed adesso sto planando che arriverò alla fine e non riuscirò niente a velocizzare. Ok, allora adesso è meglio velocizzare. Ok, questa è la casa, adesso bisogna mettere anche le finestre, eccetera. Ok, allora. Così sembra ora davanti. Qua bisogna ancora riempire. Io metto tutte le finestre, riempio qua e ci risentiamo.
Ok, ho messo tutte le finestre, ho messo anche qua il soffitto. L'unica cosa che ci resta è il tetto. Allora, il tetto è un po' diverso dalle altre case che ho fatto. Allora, per ora tracciamo qua una fila e qua pure, più normalmente, anche qua. Qua mettiamo così. Così. Poi qua ci potremo mettere anche una finestra, giusto per... E così viene la nostra casa. Ok. Poi stessa cosa da questa parte. Così. E sopra ci mettiamo il legno per fare un po' di figura. Così. Ah sì, le finestre. Così. E poi queste due scalini però non ci servono, prendiamo scalini di pietra e scalini ok, e ci mettiamo così. Normalmente li mettevo qua sotto, ma ho deciso li metto più sopra così che si vede questa striscia. E uno in fuori. Tanto questo non ci serve, prendiamo questo, i pannelli ci serviranno, ma per ora no. Ok, e qua di sopra ci mettiamo così. E ancora questi scalini tutto. Così. Così fino alla metà, quando siamo alla metà, se poi voi quel materiale che avete deciso che farete, vi consiglio di guardare fino alla fine il video, così vedrete come sembra e si sa anche, mi sa, più facile decidere. Ok, queste asse mi sa non ci serviranno più, non sono del 100%, ma per ora non ci servono, se ci serviranno le prenderemo. Ok, sta arrivando di nuovo la...
ho fatto già un fail. Ok. Poi qua fate una linea così, e ci tracciate così la cobbles qua, così. Aspetta, questo non l'ho provato, come? Ah no, viene brutto. Solo qua. Molto bello. Giusto che quando piove, se è venito fuori, c'è un po' più di tetto, così più scherzo. Qua ci mettiamo solo sopra. Io nel mio dove facevo, ho messo subito qua così gli scalini, e poi mi è venuto così in mezzo, ho messo poi il pilastro, ma mi sa che è più bello così. Oppure anche direttamente scalino, ma mi sa che verrebbe un po' basso. No, col piatto. Ok. Allora, io vi velocizzo sta parte, che fare i tetti è proprio noioso per chi guarda. Vi velocizzo, io faccio qua il tetto fino in cima per collegare questi due punti, e poi ci risentiamo. Ok, fatto la parte davanti, adesso ci metto qua ancora questo per far per cima, così e così. Poi così, 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 se non sbaglio. E adesso ci viene questo, sì. Ho fatto giusto, e non ci credo nemmeno. Ok, facciamo una finestra un po' più grande. Sì, è sempre dove sbagliare. Prima ho sbagliato là, adesso sbaglio qua. E abbiamo fatto questa parte. Ok. E come abbiamo fatto là, adesso qua, che sto mettendo io il legno, sì, mi sa che di dentro può venire meno il legno, oppure mettete cobblestone, stessa roba. Ok. Allora io faccio ancora qua il tetto, questa curva qua. Come abbiamo detto, uno fuori, e ci vediamo quando ho finito. Intendo, ci sentiamo, non ci vediamo. Ok.
ho fatto, è venuto anche molto bello. Poi ho tracciato la linea fin qua e ora faccio tutto identico, identicamente come abbiamo fatto là. E poi faccio ancora questa parte e poi ci sentiamo. Ok, allora, la parte davanti è finita, anche molto bella è venuta la casa. Adesso c'è da fare il tetto qua dietro. Come sempre la legna, almeno io la metto. Ok, io faccio ancora tutta questa parte di dietro e ci sentiamo dopo. Sì, qua dietro sembra un po' strano, ma un po' strana sta casa, ma vabbè. Ok, ho fatto anche di sopra. Allora, gli scali non mi servono più. Prendo le torce e vado a mettere le torce e poi ci di nuovo risentiamo. Ok, qua ho messo, però abbiamo un problema e vi dico quale, che sopra ci sono i pippi cazzi e ce ne sono un mucchio, a dire la verità. Ok, mettiamo un po' di torce così per farle smettere di spawnare. Quanti ci sono qua? Ok, io per ora le metto a caso. Mi sa poi voi le mettete come volete, perché se fate voi qualcosa qua su, poi fate luce eccetera, non spawneranno più. Se no mettete anche voi le torce al cazzo qua, giusto che è.
avete risolto con i pipistrelli, tranne se non vi disturbano i pipistrelli, assieme poi spawnano i creeper, eccetera, e i zombie con tutti quei rumori rompono. Sembra che non ci sono più. Ok, allora. Qua per ora ci metto questo perché non ci voglio andare nell'inventario. Allora, la casa è finita, è venuta anche molto bella. Allora, per questo episodio è tutto. Ah sì, ancora questo vi ricordo. Allora, ditemi se volete che continuo con questa casa in intendo che faccio la terza, quarta, quinta parte dove faccio gli interni, almeno ci proverò a fare, però se volete, se non vi serve ne faccio a meno, farò qualche altro video, ma se volete ve li faccio volentieri. Qua sto mettendo un po' di torce giusto per fare luce. E sì, come avevo già detto, per qua metto ancora delle luci, dai. Vi faccio vedere che potete poi anche voi mettere. Aspetta, ma dove l'ho messo? No, l'ho messo di sotto. Ah, allora mi va di cambiare adesso. Allora, per questo episodio è tutto e ci vediamo nel prossimo. Sì, se commenterete che volete che faccio anche gli interni, ci vediamo nel prossimo video, se no per questa serie è conclusa. Allora, ci vediamo. Sì, non ci vediamo niente. Per questo episodio è tutto e ciao ciao.